I primi a scendere sul tecnico tracciato di Durazzano per la sesta prova del campionato regionale Campania Cross sono i piloti delle due categorie minori, dove Giovanni Minelli nella classe Mini 50 e Guido Cusani nella categoria Mini 65 la fanno da padroni, portando entrambi a casa tutti i punti a disposizione, nonostante una bella rimonta di Federico Pascucci che termina con una caduta quando aveva ormai Minelli a tiro. Nel salto in discesa mi facevo male le braccia perché facevo i salti e tiravo di punta e l'ammortizzatore non attutiva l'atterraggio. Hai fatto il massimo, potevi dare di più secondo te? Devo dare di più. Cioè, hai dato il massimo in tutto il campionato o pensavi poter fare di più di quello che hai fatto, anche se era difficile? Pensavo di poter fare più il massimo. È la volta poi della Mini 85, dove Franco Fusco si impone in entrambe le gare ai danni del secondo piazzato Giancarlo Fava. È andato abbastanza bene, la pista era un po' scivolosa, però è andato tutto bene. La moto scivolava un po', però sono riuscito a passare Giancarlo al primo giro e mi sono andato tranquillamente. Adesso sono ai sgoccioli con l'85, devo passare al 125. Sale il rombo dei motori e aumentano le emozioni con le tre categorie delle 125 accorpate in una unica, spettacolare e caotica gara, dove l'oramai imprendibile Francesco Imparato, nella classe 125 Junior B, detta il ritmo e fa sue entrambe le gare. Bene, è andato tutto bene. Tutto dirà per la mia fortuna, un paio di infortuni quest'anno, però sta andando tutto bene. Pensi di aver dato il massimo questo campionato, visto i risultati, oppure addirittura potevi dare ancora qualcosina in più secondo te? No, posso andare ancora meglio, però... Ce lo conserviamo per l'anno prossimo? Sì, l'anno prossimo è il mio obiettivo di fare il campionato italiano. Nella Junior A è invece Ennio Maddalena a passare per primo sotto la bandiera a scacchi, mentre nella 125 Major ad alternarsi sul podio sono Ciro Fuscarini e Alessandro Scattina, che danno vita a spettacolari duelli in entrambe le gare. La gara è andata bene, difficoltà solo polvere, sono partito male però ho recuperato e ho vinto la classe 125A. Anche la quarto di litro vede accorparsi le due categorie. Nella 250 Junior Carmine Turco porta a casa i primi 25 punti della giornata e sembra poter arrotondare a 50 nella seconda gara, ma Gennaro Sorrentino gli soffia il podio a pochi giri dal termine. Ma la prima gara sono partito in testa, veramente nella seconda, in gara 2, però lui mi ha infilato. E sono riuscito a prendere la testa, ho preso un po' di margine anche grazie alla polvere. Sono riuscito a tenerlo dietro. Mentre in gara 2 che è successo? Ti ho visto partire avanti, poi è successo qualcosa? Sono ripartito in testa, ho avuto un problema al freno posteriore, purtroppo non mi funzionava più, non so, forse credo di aver finito l'olio e quindi non sono riuscito a tenerli. Quando arrivavo nelle staccate non riuscivo a girare la moto, quindi ho avuto un po' di difficoltà. Ma la prima manche, come ha detto Carmi, abbiamo avuto problemi con la polvere, e soltanto che la partenza in questi casi è determinante. Sono riuscito a passare Carmine in salita e poi a fare il mio ritmo, per cui sono riuscito ad arrivare primo, ma grazie comunque alle condizioni della polvere e anche alle condizioni probabilmente della moto di Carmine. Meno intensa ma ugualmente spettacolare la 250 Major, dominata da Antonio Catalano, che mette per due volte la sua KTM davanti alla Honda di Antonio Cusani. Purtroppo abbiamo fatto tutta gara con la polvere, anche oggi era impossibile fare di meglio perché c'era troppa polvere. Senti soddisfatto di quello che hai fatto o pensi che avresti potuto dare qualcosa di più? Senza la polvere sicuramente si poteva fare di meglio. A dire la verità, io ci tengo a fare belle figure perché quando mi faccio una cosa o la faccio o non la faccio. Il terreno è sempre tenuto bene anche in inverno. Sì, abbiamo visto oggi il grosso lavoro è stato dedicato per l'irrigazione dei campi. Ma ben presto arriverà anche l'irrigazione automatica e cercheremo sempre di dare il meglio di noi stessi.